Ciao amici, un proprietario che nasconde casa sua dietro a balle di fieno, un altro che vive in un edificio demolito a metà, passando da quello che ha rifiutato di vendere la sua casetta a milioni di dollari. Ecco 10 proprietari che hanno rifiutato di traslocare a tutti i costi. Edith Macefield è nata nel 1921 nello stato dell'Oregon. Dal 1950 vive nella sua casetta al 1438 della 46esima strada del quartiere Bollard a Seattle. Questa veterana della Seconda Guerra Mondiale desiderava vivere serenamente nella sua casetta centenaria fino alla fine della sua vita, eccetto che è finita sui media internazionali nel 2006, quando l'hanno descritta come una figura popolare di resistenza. In realtà ha rifiutato un'offerta da $1 milione per cedere casa sua a promotori immobiliari che volevano costruire un centro commerciale. La signora anziana ha sormontato il rumore delle costruzioni che circondavano la sua casetta e ha tenuto testa ai promotori fino al 2008, l'anno in cui è morta, a 86 anni, a causa di un cancro al pancreas. Nel frattempo aveva comunque fatto amicizia con il direttore del progetto di costruzione, Barry Martin, al quale aveva lasciato in eredità il suo bene immobiliare. Quest'ultimo finisce per metterlo in vendita. Ecco come questa signora tenace è diventata un simbolo nella preservazione dei quartieri che subiscono un ammodernamento intensivo, un simbolo che persino Disney ha utilizzato nel 2009 appendendo palloncini sul tetto della casa Macefield per fare la promozione del film di successo Up. La signora Liang è una cinese che abita nel distretto di Aizhou, nella città di Guangzhou, a nord-est di Hong Kong. Ha sempre voluto condurre una vita piacevole nel suo piccolo piano terra da 40 metri quadri e ha sempre funzionato, fino al 2010, in cui i suoi 47 vicini sono stati sloggiati per far spazio a un'autostrada immensa di 4 corsie sul ponte Aizhuang. Le loro case sono state demolite, una dopo l'altra. Solo il piccolo appartamento della signora Liang è rimasto in piedi, perché questa donna ha rifiutato tutte le proposte del governo di ricollocamento e di compensazione in contanti per cedere il suo bene. La sua testardaggine ha finito per dare i suoi frutti, visto che, dopo una battaglia che è durata più di 10 anni, il governo ha lasciato stare il suo progetto di demolizione della casa della signora Liang e ha finito per costruire l'autostrada intorno. La povera signora Liang ha sicuramente ottenuto ciò che voleva, ma ora vive da sola e senza vicini. E inoltre subisce continuamente il rumore e l'inquinamento del traffico stradale. Questo non toglie che le foto insolite di casa sua tra le due corsie del ponte Aizhuang sono diventate virali. La storia ispiratrice di questa donna ha suscitato molta emozione e ci insegna che possiamo sormontare tutto a forza di coraggio e di tenacia. Wang Fengguan è un cinese che vive nella casa che occupa la sua famiglia dal 1949 nella provincia di Guizhou, del sud-ovest del Regno di Mezzo, più precisamente nel villaggio di Zhongdong, che significa grotta di mezzo, in cui vive con più di 20 famiglie dell'etnia Miao in grotte naturali. Infatti, queste persone hanno costruito, più decenni fa, abitazioni all'interno di una grotta immensa, di dimensione di un hangar per aerei. Il governo, da parte sua, ha messo tutto in opera per dare nuovi alloggi in case moderne, ma non vogliono andarci con il pretesto che le case in questione perdano durante le forti piogge. L'accesso al villaggio di Zhongdong è molto difficile, visto che bisogna percorrere una strada sterrata precaria che si attacca al fianco di una montagna sopra un fiume per accedervi, ma il signor Wang e i suoi vicini rifiutano categoricamente, nonostante tutto, di lasciare le loro case, soprattutto perché da qualche anno hanno l'elettricità tramite cavi sospesi sopra le montagne, cosa che consente loro di godere di un certo comfort. Hanno anche una scuola elementare e sono soprattutto orgogliosi di essere gli ultimi abitanti delle caverne della Cina. Ora ecco una storia sorprendente di cui il protagonista è un agricoltore sessantenne di nome Robert Fiedler. Il suo sogno era quello di vivere in un castello costi quel che costi. Per realizzare il suo sogno finirà per mettersi in una situazione perlomeno inaspettata. Infatti Robert Fiedler ha sottoposto nel 2002 una domanda di autorizzazione di costruire che è stata rifiutata dalle autorità perché la sua stalla poteva essere utilizzata solo per fini industriali. Allora decide di aggirare le regole avviando la costruzione del suo castello e nascondendo il cantiere dietro a balle di fieno e a un telone. Così per 2 anni ha costruito la sua lussuosa proprietà di 4 camere con bastioni, torrette e cannoni e vi ha vissuto in segreto con sua moglie e suo figlio per 4 anni, prima che le autorità se ne rendessero conto. Lontano dal lasciarsi sconcertare, il nostro castellano ha tentato di aggirare il sistema ancora una volta, chiedendo un certificato di legalità, applicabile se nessuno si oppone a una proprietà appena costruita per 4 anni dopo la costruzione. Eccetto che il vento è cambiato e il giudice ha stabilito che Fiedler sarà costretto a demolire la casa entro 12 mesi. La sua costruzione in sordina era un tentativo flagrante di inganno per aggirare il processo di pianificazione. Robert Fiedler avrà comunque vissuto il suo sogno per 4 anni, ma ha finito per sapere che nessuno è al di sopra della legge.
Ed ecco ancora una storia di proprietari cinesi testardi. Questa volta si tratta di una coppia proveniente da Wenling, nella provincia del Zhejiang. Luo Baojen, 67 anni, e sua moglie, di 65, si sono intestarditi nel non lasciare il loro alloggio. Si sono ritrovati a vivere in un edificio demolito a metà, in mezzo a una strada, e a condurre una battaglia legale che è durata molti anni contro il governo cinese. Mentre tutti i loro vicini hanno accettato di traslocare, la vecchia coppia non ha purtroppo potuto sconfiggere le autorità, ma è riuscita a ricevere un risarcimento generoso per lasciare la loro casa. Così possono finalmente intravedere una pensione serena in un alloggio decente. Nella città di Guangzhou, nella provincia di Guangdong, a sud della Cina, abitano tre famiglie di vicini unite che sono molto attaccate alle loro case. Solo che le autorità avevano previsto di distruggere le case per collegare la rete stradale della città a un tunnel aperto ultimamente sotto il fiume delle Perle. Ma le tre famiglie hanno rifiutato di far posto ai bulldozer, così gli urbanisti, che non hanno potuto costruire la strada attraverso gli alloggi, l'hanno costruita intorno. I nostri vicini testardi hanno potuto conservare le loro case, ma si sono ritrovati a vivere circondati da una strada. Le foto delle loro case sono esilaranti. Austin Spriggs è un architetto che lavora con sua figlia in una casetta allestita in studio di architettura al 433 Massachusetts Avenue a Washington, negli Stati Uniti. Una casa che ha comprato nel 1980 e di cui non vuole separarsi per nessun motivo, anche quando degli investitori gli hanno offerto all'inizio del boom immobiliare degli anni 2000 2 milioni di dollari per venderla. Quando non valeva nemmeno 200.000 dollari, il suo rifiuto è ingiustificato e incomprensibile, soprattutto perché il Massachusetts Avenue fosse solo una sezione di terreni decrepiti, rivendicati dai senza tetto e dalle prostitute. E il progetto dei promotori che volevano acquistare la sua casa aveva come obiettivo non modernizzare solo questo quartiere malfamato, ma renderlo anche sicuro e rendere Austin un uomo molto ricco. Ma non ha ceduto e ha resistito nel suo studio, 5 giorni a settimana dalle 9 alle 17, anche quando i cantieri sono iniziati. Al giorno d'oggi i cantieri sono completati e la casetta di due piani si erge sempre in mezzo alle grandi torri di cemento, ma non appartiene più al signor Spriggs, che ha finito per venderla nel 2011 a un'azienda New York per meno di 800.000 dollari. Bisogna credere che non ci tenesse così tanto a questa casa, ma ce l'aveva soltanto con i primi promotori che hanno tentato di comprargliela. Vedi questa casa che dà una brutta immagine in questo quartiere residenziale lussuoso. Si trova nella città di Suzhou, nella provincia di Jiangsu, ad est della Cina. Appartiene a una vecchia coppia di cinesi. Nonostante le offerte molto allettanti del promotore che ha costruito questa zona residenziale con ville di lusso, la vecchia coppia rifiuta ancora di lasciare casa sua. Secondo il sito internet di China News, i proprietari di questa casa mantengono sempre la loro vita normale nonostante la pressione quotidiana del promotore, cosa che rende la loro abitazione una casa clou, o dingziu in mandarino, un fenomeno molto comune in Cina, visto che un buon numero di proprietari rifiutano i risarcimenti dei promotori immobiliari per traslocare. La vecchia coppia, simbolo di resistenza, ci fa sapere che i soldi non fanno la felicità, in ogni caso non di più di una casa piena di bei ricordi. Zheng Meizhu è una signora che viveva serenamente nel suo appartamento di Ruihan, nella provincia di Zhejiang, in Cina, e una donna che è sempre rimasta lontana dai problemi, finché un giorno un promotore immobiliare le fa un'offerta per acquistare il suo appartamento. Voleva radere al suolo tutto il quartiere per costruire un centro affari, ma Zheng Meizhu ha rifiutato di lasciare il suo domicilio, perché ha valutato che il risarcimento che le è stato proposto non fosse all'altezza del suo bene. E lei, che non amava affatto avere problemi, si è ritrovata a suo malgrado in una situazione molto delicata. Infatti il promotore ha potuto acquistare tutte le abitazioni nel quartiere di Zheng Meizhu, ha quindi iniziato la demolizione del grande edificio in cui si trovava il suo appartamento, prima di dover fermare tutto perché la nostra ultima proprietaria è risultata tenace. Ma se ormai vive in condizioni precarie, senza acqua corrente né elettricità, in un edificio in rovina, rimane impassibile e finché non riceve il compenso finanziario che chiede non rinuncerà. Speriamo che la signora Zheng e il promotore immobiliare troveranno velocemente un accordo. Ecco Shi Zhuyi, una cinese di 68 anni che tiene per l'ultima volta il viso pieno di tristezza e di amarezza, in piedi davanti a casa sua prima dell'arrivo dei bulldozer. Questa signora non pensava affatto di ritrovarsi senza domicilio all'età della pensione, soprattutto perché ha tenuto testa a un certo numero di promotori che hanno tentato di buttarla fuori da casa sua per molti anni, invano. Infatti la casa di Shi Zhuyi è una nail house, vale a dire l'ultima casa rimanente che impedisce la realizzazione di un progetto di sviluppo immobiliare. Eccetto che nel 2010 Shi Zhuyi non ha potuto, un'altra volta, ostacolare i promotori per salvare la sua abitazione, visto che questa volta si trattava degli organizzatori dell'Esposizione Universale 2010 di Shanghai, la sessantenne non reggeva il confronto. Così la sua casa del ponte Nanpu a Shanghai venne distrutta il 10 aprile 2010 per far posto a un parcheggio dell'Esposizione Universale 2010 di Shanghai. Ora vive in un dormitorio comunitario di lavoratori. Shi Zhuyi non ha mancato di coraggio nella sua lotta, ma si è confrontata con un avversario molto più potente di lei. La foto triste di Shi Zhuyi
Gigi, che sta davanti a casa sua poco tempo prima della sua demolizione, ha fatto il giro di internet e la sua storia ha suscitato la simpatia degli internauti. Speriamo che questa triste celebrità le abbia consentito di trovare una sistemazione decente. Erano 10 proprietari testardi che hanno rifiutato di traslocare a tutti i costi. Dicci quale ti ha stupito di più. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!